Gianni, solo Gianni. Quando è gira, stoppa, la gira a te. Bravo Ciccio. Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca a singhiozzo dal comunale di Melito Porto Salvo, intitolato a Saverio Spinella, il presidente della nuova Melito, scomparso qualche anno fa. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sullo scorcio, perché tale è rimasto d'altra parte il sindaco, l'assessore allo sport, il sindaco ingegnere Giuseppe Salvatore Meduri, l'assessore allo sport Patrizia Crea e i due rappresentanti del Bari e del Palermo hanno presenziato alla premiazione, diciamo così, estemporanea, fuori tempo, non diciamo fuori luogo, ma quindi è veramente una curiosa telecronaca la nostra nella prima partita vinta dal Palermo ai calci di rigore per 3-1, più i due gol segnati nei tempi regolamentari. Sono di fronte, ricordiamolo, i medici di Melito e i medici Reggio Calabria. Questa è la finale della Coppa Italia nazionale, categoria medici. I Blancos, medici Melito con Graziano, Carnuccio, Ventra, Zavettieri, Baldino, Ranieri, Rodà, Palco, Toscano, Ripepe e Stelitano. I medici Reggio Calabria con Battaglia, Buttà, Pallongo, Lapa, Restuccio, Piccolo, Simoni, Genovese, Galletta, Cassone, Gaetano e Carbone. Intervento arbitrale.
punizione per i Blancos con questo tiro scoccato da Ripepi, che si spegne tra le braccia dell'attento Battaglia. Un uomo ragno con i controfischi, ci vogliono veramente colpi di bazooka per perforare la sua rete. Siluri e missili terra-aria, altro che questi tiri telefonati. Il risultato non si schioda, 0-0. Blancos alla ricerca del bandolo della matassa. Spiove un cross, mette in fallo laterale piccolo e tutti i Blancos in avanti alla ricerca del gol, che non arriva. Forse ci vuole il navigatore satellitare o bisogna consultare la profezia di Nostradamus o sfogliare la classica Margherita. Segna, non segna, segna, non segna, e perfino i cani satellitari o il rabdomante. Sta di fatto che il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. Intervento falloso sotto gli occhi dell'arbitro, che sanziona con un calcio piazzato fuori degli Amaranto. Saranno passati 10 minuti nel corso della ripresa, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Palla che finisce in fallo laterale, Amaranto che si affacciano dalle parti di Graziano. Si aiuta come può, un tiro a palombella, il classico tiro della domenica, che per poco non sorprendeva Graziano. Ha avuto tutto il tempo comunque di controllare la sfera. Circondato da tre avversari, finisce col perdere palla e anzi rimessa laterale per i Blanco, per gli Amaranto. Cercava di insinuarsi Genovese, fa buona guardia alla difesa impostata sui vari Carnuccio, Ventra, Baldino, Rodà, Palco. Palla in fallo laterale all'altezza della panchina degli Amaranto. Si impossessa della sfera Ceraolo, non arriva a Ceraolo, ma a chiedere scusa Genovese, gesto cavalleresco. Comunque il bon ton, il savoir faire, il fair play dovrebbero regnare sovrani, come ha detto poco fa un rappresentante della formazione del Palermo e anche quello di Bari per la verità.
nel corso della premiazione a Volo d'Aquila a cui abbiamo partecipato e assistito. È documentato anche noi di Telemelito, Melito TV Radio Studio 95, sapientemente diretta dall'anchorman Bruno Taverna, regista. Attacca ora la formazione dei medici di casa, perde palla, ancora lui, c'è una gamba tesa, sanzionata dall'arbitro con un calcio piazzato fuori degli Amaranto. Ci abbiamo intorno al 20° minuto della ripresa, sempre 0-0 nella finalissima della Coppa Italia 2018-2019. Prega in malo modo Piccolo, si incarica Ventra, c'è un calcio d'angolo, arriva Moschella e le altre torri, grappolo di uomini in aria, sta per partire il lungo cross, non incorna bene, una grossa, grossissima, irripetibile occasione capitata sulla zucca, il Russo allunga il piedino e spedisce in fallo laterale. Non riesce a stoppare il pallone. Il fallo laterale è per i Blancos. Sfila il pallone sotto le gambe di Filomiga. Questi è De Leo, si smarca e riceve Zoccaliera, circondato da due o tre avversari, finisce col perdere palla, tutto regolare per l'arbitro. Manovra Steritano, questo è Toscano, appoggia verso Filomia, ancora lui, circondato da un paio di avversari, finisce col perdere palla. Ci avviamo verso la conclusione del match, le squadre sono sempre sullo 0-0, risultato equilibrato in bilico, anche se i Blancos hanno fatto prevalere una supremazia territoriale. Possesso di palla De Leo,
gioco di gambe da parte di Parlongo, con risultati prossimi allo zero. Sempre De Leo, momento favorevole agli Amaranto, un cross sotto porta. Rimessa laterale, calcio d'angolo. Questa è la decisione dell'arbitro. Non si chiude il triangolo, può partire il contropiede locale. Finta e doppia finta, che non inganna però la difesa locale, che ha già liberato. Filomia finisce gamba all'aria, il giocatore dei Blancos è l'arbitro, e lì a due passi non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato a favore della formazione locale. Siamo nella fase finale del match, sempre 0-0. Entra in campo con il numero 14 e purtroppo non ce l'abbiamo nemmeno questo. E abbiamo il numero 17, Russo, ma non il 19, tanto per cambiare. Il 17 dovrebbe essere Russo, usiamo il condizionale. Parte un cross, attenzione, cross sotto porta, non può arrivare. Su quello spiovente c'era un solo attaccante, se la cava per il rotto della cuffia la formazione dello Stretto. Amaranto in avanti, il tiro c'è ma sbaglia mira e bersaglio, una deviazione, si tratta di calcio d'angolo. Entra sul terreno di gioco con il numero 5 Rosario Cassone, uno dei due, l'altro è Gaetano, con il numero 25 sulla schiena. Fischio arbitrale, punizione già battuta ma da posizione errata, l'arbitro se ne accorge e fa rettificare. Medici meritesi che cercano il bandolo della matassa,
per venire a capo di questa partita finalissima della Coppa Italia 2018-2019. Parte un cross, un controcross. Il colpo di testa c'era stato, anche meraviglioso, in tuffo, ma l'arbitro su segnalazione del guardaline avrebbe annullato per posizione di offside. Ultimi minuti, ultime chance, ultime occasioni, ultime possibilità per segnare il golletto piccolo così che vale la Coppa Italia categoria medici nazionale. Attacca la formazione Amaranto. C'è un fallo fischiato dall'arbitro, ormai si attende la manina del direttore di gara per indicare i minuti di recupero. Poi si andrebbe ai tempi supplementari o ai calci di rigore, non abbiamo capito bene. Ghiotta occasione per gli Amaranto per sbloccare il risultato e fare sua la coppa. Ultimi scampoli, ultimi spiccioli, ultime chance. Alla Fiera dei Sogni c'è posto per tutti. Una manciata di minuti al termine, 3-4 più recupero. Amaranto sulla linea di battuta e sfiora l'incrocio dei pali, fa la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Il tiro era stato di Ceraolo, una parabola disegnata con perizia balistica davvero eccezionale, ma il risultato è il medesimo, cioè il risultato ad occhiali tra i medici di merito e i medici di Reggio Calabria. Nella partita precedente per il terzo e quarto posto hanno vinto gli isolani del Palermo, Trinacria Palermo, nei confronti Acam Bari. Rimessa laterale, vedremo come sfrutterà questa occasione. È sempre rimessa laterale per il Blancos. Un minuto alla fine del match, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo tra medici meritesi e medici regini. Vedremo se saranno sufficienti questi pochi secondi più recupero. Per sbloccare il risultato.
passaggi imprecisi, approssimativi. Gli atleti hanno speso tutta la birra che avevano in corpo e con le residue energie si spingono in avanti, specialmente sulle fasce laterali dove hanno delle praterie a disposizione per poter scorrazzare in lungo e in largo. Ma con risultati identici ai precedenti, cioè 0 e porto 0. Sventola un cartellino giallo l'arbitro. Un minuto alla fine del match, tempo regolamentare più recupero, questo sarebbe il recupero, c'è un minuto, quindi potrebbe essere l'ultima azione del match. Posizione di fuorigioco. L'ultima occasione del match. Tiro. Respinta con il giocatore con il numero 16, Simoni, che ha salvato Capercavoli praticamente il risultato. Ha tirato a botta sicura da non più di 4 passi. Ma il suo tiro è stato murato. Finisce il tempo regolamentare e i giocatori si abbandonano sul prato artificiale del Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, alla ricerca anche di una bottiglietta di acqua. Adesso ci sarà un tempo supplementare probabilmente, poi i calci di rigore decideranno chi vincerà la Coppa Italia 2018-2019. Anche noi ci riposiamo un attimino. Riprendiamo la maratona. Una non stop cominciata alle 9 del mattino. Sono le 13:15. Non siamo riusciti a inquadrare bene i protagonisti del primo scontro per il terzo e quarto posto vinto dal Palermo nei confronti del Bari ai calci di rigore 3-1 più due reti segnate
nei tempi regolamentari. Finiti 2-2. In cui abbiamo dato i numeri, tra virgolette, quei numeri fasulli che ci avevano dato, ci avevano rifilato nella confusione, nella fretta, nella, magari non c'era malafede, anzi. È incredibile, ma vero, come si possono sbagliare certi gol. Sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo nel primo dei due tempi supplementari. Bastassero per decidere il match e quindi l'assegnazione della Coppa Italia. In caso contrario si andrebbe ai calci di rigore. Attaccano i Blancos, fa buona guardia alla difesa ospite, può partire il contropiede, le energie sono quasi finite, c'è un urlo tarzanino da parte di Graziano che blocca e respinge e mette in movimento i propri compagni di linea. Tiro, rete, Blancos in vantaggio. Una volée a mezza altezza che ha infilzato l'incolpevole Battaglia. L'autore del gol è Ranieri, il bomber della squadra dei Blancos. Sottofondo avete sentito l'urlo di Mogli, ma il libro della giungla non c'entra niente con questo match, era solo un modo di dire. Sta di fatto che il risultato è cambiato qui al Maro Simone. Medici Melito 1, Medici Reggio Calabria 0, autore del gol Ranieri con una volée di collopiede che non ha concesso scampo alcuno al pur bravo Battaglia che gli si era parato nel tentativo di intercettare la sfera. È stato bravo Ranieri alla maniera dei centrattacchi di sfondamento, vecchia maniera, a controllare il pallone e poi sul successivo rimbalzo a colpirlo con precisione millimetrica, tanto da non alzarlo sopra la trasversale, cosa che avviene spesso e volentieri da quella posizione, da quella distanza. Un gol che vale oro, più di un rubino dello Sri Lanka o di un topazio del Brasile. ...1-0 dunque per i Blancos. Cerca di andarsene Baldino, ancora Baldino, finta e doppia finta, cross al centro, Ranieri, questa volta viene fermato ma non dalla difesa, da un fischio arbitrale che annulla la sua proiezione offensiva. È un derby oltretutto.
tra le due formazioni che hanno dato lustro, fama, onore e gloria alle città di Melito, Porto Salvo e Reggio Calabria, confrontandosi e spesso e volentieri vincendo sia in campionato che in Coppa Italia. Queste due formazioni si sono alternate in casa e fuori casa, in Italia e all'estero, vittorie clamorose. Si sono cimentati sia nel campionato che nella Coppa Italia e perfino in una specie di campionato mondiale. Onorando se stessi, la squadra e la città che li esprime, cioè Melito Porto Salvo, la cosiddetta città della triade o troica dei medici melitesi, Tiberio Evoli, Bruno Spatolisano e Pietro Panuccio. Finisce il primo tempo supplementare 1-0. L'arbitro vorrebbe subito la ripresa, ma è cominciato il secondo tempo supplementare. Della gara medici melitesi, medici reggini. Attaccano gli Amaranto, tiro respinto con la coscia. Con tutta calma col suo sinistro Baldino ha già recuperato con questo tiro di collo piede di prima intenzione, palla che finisce nel campo delle fave, là dove un tempo c'era un campo di fave. Poi è rimasto l'appellativo. In altri termini, dietro la porta lato monte. Un raccattapalle improvvisato, c'è uno spettatore, restituisce l'unico pallone prezioso, anzi preziosissimo,
I minuti scorrono, sempre 1-0 per i Blancos nella finalissima di Coppa Italia. Parte un cross, subisce carica il giocatore melitese, finisce a terra, accorre l'arbitro. Non c'è bisogno del massaggiatore. Un tiro che finisce fuori nei pressi della bandierina, ma non è fallo laterale, è semplice rimessa dal fondo campo. Ultimi minuti di questo match vibrante, emozionante, palpitante, importante, perché c'è in palio l'assegnazione della Coppa Italia nazionale, categoria medici. Non ci sono attaccanti, soltanto difensori. Buttava a lungo l'apa, Restucci piccolo, dei medici di Reggio Calabria. Squadre allungate, sfilacciate, si gioca con il 5-4-1 sia da una parte che dall'altra. O addirittura 4-5-1. Che in determinati frangenti può diventare 4-3-3. O 3-5-2 come in questo caso. C'è un calcio piazzato a favore degli Amaranto, che con le residue speranze negli ultimi scampoli di gara cercano la via del pareggio. Anche il portiere ha abbandonato la porta, lo vedete ballonzolare sul cerchio del centrocampo, pronto a proiettarsi ben oltre la linea di centrocampo. Lo fa in questo momento. Ultimi scampoli, ultimi sgoccioli, spingi tu che spingo anch'io. Parte un cross di pugno, respinge, ma c'è stata una carica subito segnalata. Ha subito fallo e l'arbitro sanziona con un calcio piazzato sempre a favore dei Blancos, che pare tengano sotto controllo il match. Lascia spilare Stelitano opportunamente il pallone oltre la linea laterale sinistra del campo. Stringe i denti il giocatore afflitto da guai muscolari. Tutto regolare per l'arbitro. A nulla valgono le proteste del giocatore finito per le terre.
cerca di andarsene pallongo, palla al piede, sembra un paio di avversari, ma non il terzo, che Ventra, Agostino Ventra, perde palla, Amaranto in avanti, va al tiro, palla che rimbalza davanti a Graziano. Vorrebbero la fine del match, la fine del tempo, gli skinhead, i Warriors, e infatti arriva in questo momento i medici di Melito, sono riusciti a realizzare l'impresa, quella di battere i cugini medici in Reggio Calabria, sia pure per 1-0 di giusta misura, e quindi ad assicurarsi la Coppa Italia 2018-2019. L'unico gol è stato segnato, ricordiamolo, da Ranieri. Al quinto minuto del primo tempo supplementare. Si conclude qui la maratona per la Coppa Italia. Medici Melito battono Medici Reggio Calabria 1-0, gol di Ranieri. Vi ringraziamo per la cortesa attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Siamo in compagnia del trainer d'emergenza, diciamo così, Francesco Crocea, allenatore della formazione Medici Reggini. A lui il microfono per commentare questo match. No, il match è stato equilibrato praticamente sia nel primo che nel secondo tempo, si è sbloccato come al solito succede in queste partite, con in un'occasione il primo tempo supplementare, in un sospetto, diciamo, fuori gioco. Chiaramente in queste partite chi segna per primo vince, e così è successo. Però per partita equilibrata, bella, tranquilla, senza falli particolari, quindi diciamo un buon viatico. Perché i falli tattici che ci possono stare? No, qualche fallo così, ma niente di più, veramente una partita molto corretta, e questo è da sottolineare perché è la cosa più importante. Poi ci siamo divertiti, ha vinto chi ha segnato, come sempre succede. Quanto ha influito? Non meritavamo, ma avremmo meritato noi, come avrebbero meritato loro di vincere, quindi hanno segnato loro e la partita si è chiusa. Quanto ha influito la temperatura africana? La temperatura africana ha influito perché abbiamo giocato tutte e due le squadre ieri, quindi molti giocatori chiaramente non sono professionisti del calcio, quindi sono tutti medici, per cui molti hanno pagato la fatica del giorno precedente. Abbiamo assistito a un match fra due formazioni titolate molto famose che negli ultimi anni hanno vinto tutto quello che c'era da vincere tra Coppa Italia, campionato e forse anche un campionato, diciamo così, internazionale, mondiale. No, abbiamo vinto il campionato mondiale, un campionato europeo, 5 titoli italiani, quindi siamo due squadre titolate praticamente, fra amici, perché praticamente siamo amici, perché con la squadra di Melito siamo a 30 km, quindi ci possiamo ritenere da sempre amici. E continuiamo a vincere tutte e due le squadre, meglio così. 3 metri, sopra il cielo, ecco Nino Zavettieri, il dottore Antonino Zavettieri, felice come una Pasqua, tra virgolette, per l'ennesimo trofeo vinto dalla sua squadra, Medici Meritesi. Dire contento è poco, perché strappare in questa maniera il successo sugli antichi rivali, i Reggini, con i quali ci confrontiamo spesso, periodicamente, quando prevale una squadra, quando prevale l'altra squadra, per cui voglio dire che è stata una partita in perfetto equilibrio, che poteva essere risolta dall'occasione singola, dalla punizione, da quello che potesse capitare in maniera così accidentale, diciamo.
oppure chi avrebbe segnato per primo sicuramente avrebbe portato via il trofeo, e così è stato. Onore, vanto e gloria per questa squadra dei Medici Melitesi, che onorano se stessi, la cittadina di Melito Porto Salvo, la provincia, la regione e perfino la nazione, perché questa era una Coppa Italia nazionale. Hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, sia i Medici Reggini ma anche quelli melitesi, campionato, coppa, partecipazione ai campionati mondialiti eccetera. Sì, è vero, non possiamo discutere, siamo due squadre in perfetto equilibrio. Il fatto che Melito possa affermarsi su delle realtà molto consolidate, città con milioni di abitanti come Palermo, Milano, Catania, Bari e quante altre città di volta in volta partecipano nei nostri tornei, è sicuramente un vanto per noi, ma per Melito dico che io nella mia vita extra professionale, se ho potuto fare qualcosa per questo paese è stata proprio nel calcio, nel pallone. L'ho portato in giro per l'Italia e pure all'estero, per cui mi sento con la coscienza veramente a posto per questo. Che i Medici Melitesi hanno vinto pure all'estero. Sì, i Medici Melitesi hanno vinto all'estero, hanno vinto in Tunisia, hanno vinto in Spagna. Siamo perfettamente integrati con tutto il movimento che ruota attorno al calcio amatoriale e specialmente nel settore delle professioni. È sicuramente una delle stracittadine, quantomeno un derby tra i più accesi e i più caratteristici al mondo, quella tra Medici Melitesi e Medici Reggini, che se le suonano di santa ragione fino all'ultimo sangue, col coltello tra i denti. Sì, è vero, è uno dei derby più accesi che possa esistere, però posso affermare tranquillamente che non è mai successo niente tra di noi. È vero che ce le diamo fino all'ultimo momento, ma senza protestare e senza dire una parola in più. È per il rispetto dell'avversario che noi abbiamo di loro e loro hanno di noi. Siamo veramente contenti perché a 30 km di distanza ci sono due squadre che veleggiano felicemente in alto. Il bon ton e il fair play comunque regnano sovrani. Il bon ton e il fair play sempre devono regnare sovrani, perché le finalità, la prima e ultima finalità di queste nostre manifestazioni, come lo sapete bene, è la beneficenza. Quindi noi dedichiamo di volta in volta con ogni manifestazione una somma, quello che riusciamo a regimolare tra di noi, perché come vedete non è che si può attingere a pubblico, a sponsor eccetera. Quindi quello che facciamo lo facciamo tra di noi, e puntualmente qualche realtà che ne soffre riceverà un sollievo. Questa non è l'ultima battaglia, perché prossimamente si vedranno ancora, guarda caso, Medici Melitesi e Medici Reggio Calabria. Ecco, a dicembre ci sarà l'occasione della rivincita per i colleghi di Reggio, perché andremo a fare visita per disputare la Supercoppa, loro vincitori del campionato italiano quest'anno e noi vincitori della Coppa Italia. Ma bisogna dire che l'anno scorso siamo stati noi a vincere il campionato, per cui questo equilibrio, questo netto equilibrio che c'è tra le due formazioni è rappresentato proprio dal fatto che tutte le squadre devono fare alla fine i conti con noi. Sarà contento Ippocrate? È certo che sarà contento. Ippocrate non è che era solo un medico, era un uomo di vita pure.